Terra Amara, anticipazioni. Ti ricordo che questo è uno spoiler, vuol dire che vedrai delle cose che succederanno molto più avanti nella telenovela. Se non desideri sapere cosa succederà, ti consiglio di non continuare a guardare il video. Mentre se sei curiosa, come sono io e come sono tantissimi altri, continua a scoprire in anteprima tutto quello che succederà in questa telenovela. Con grande cinismo, Beyshe appaia sulla scia di Unkar. La famiglia Yaman e tutti i vicini di Kukurova rimangono devastati dalla morte di Unkar. Dopo che il suo corpo è stato portato all'obitorio per l'autopsia, inizia la veglia per la sua anima. Nella sala della villa, una moltitudine di donne si riunisce per pregare per lo spirito della loro amica. Tra i presenti c'è un grande cinismo. Beyshe, che si è presentata davanti alla famiglia della defunta per porgere le sue condoglianze. Nessuno di certo sospetta che la donna sia lei l'assassina di Unkar. E dentro di sé lei sta godendo di questo, per essersi riuscita a togliere di mezzo Unkar. Ma con molto sforzo riesce a trattenere la sua gioia a non mostrarla a tutti. Nel bel mezzo delle preghiere arriva Hamine, la nonnina. Nonostante la donna soffra di Alzheimer e demenza, è consapevole che a sua figlia è successo qualcosa e si aggrappa a una delle scarpe che le appartenevano. Zuleila cerca di toglierle di mano la scarpa, ma la vecchina si rifiuta. È l'unica cosa che mi resta della mia ragazza, non prendermela, le dice. Fuori dalla grande proprietà del giardino, anche gli uomini continuano la loro preghiera. Fekeli ed Emir non alzano lo sguardo da terra. Sono devastati, poiché entrambi hanno perso la donna più importante della loro vita. Ali Ahmed si avvicina all'uomo e condivide con lui il suo dolore. Ali Ahmed si avvicina all'uomo e condivide con lui il suo dolore. Vedremo Demir che soffre per la morte della madre. E poi un nuovo rifiuto da parte di Zuleila nei suoi confronti. Beyshe pianifica un rischioso stratagemma per rimanere a casa di Fekeli, che si rivolta contro di lui, mentre Zuleila indaga su chi ha ucciso Unkar e Mujigan inizia a parlare di Kukurova. Zuleila a questo punto sorprende tutti, rivelando che sebbene Yaman spesso non si fosse comportata bene con lei, è arrivata perfino a riuscire ad amarla come una madre. Alla fine dei suoi giorni si è resa conto dei suoi errori e mi ha protetto da chiunque volesse farmi del male. Sanie condivide le parole dell'oramai padrona di casa e ricorda, insieme a Ghafur, tutti i bei momenti vissuti con la sua capa, ha aiutato tutti quelli che avevano bisogno di lei, dice. Uzumi invece cerca di rallegrare i suoi genitori adottivi e condivide con il loro l'amore che aveva per la sua nonna Unkar. In quel momento Ilmaz fa la sua comparsa per porgere per l'ultima volta le sue condoglianze alla famiglia della defunta e mostrare così il dolore per la sua dipartita. Sanie ringrazia l'Accaia per aver portato la bara di Unkar sulle spalle durante la sua sepoltura, nonostante tutto il male che gli ha fatto passare da quando lui era arrivato in città. Era mio dovere, non ho mai avuto rancore nei suoi confronti e mi ha dimostrato di avere un buon cuore. Ore dopo, Zuleila trova Demir che piange nella stanza di sua madre, con in mano una sua foto. La donna a questo punto cerca di confortarlo e lui, confuso da questa dimostrazione di affetto, le ribadisce il suo amore e le chiede di stargli accanto. Lei però cerca di fargli capire che tra loro due non c'è altro che un ruolo che li rende marito e moglie. Ma non sono tua, le dice, né emotivamente né fisicamente.
Ricordati, se vuoi sapere le novità e le nuove spoiler, di iscriverti al canale e di metterci un tuo like al prossimo video.